È il nuovo fenomeno del momento. Tutti ne parlano, tutti o quasi ci giocano, non senza qualche polemica. Ci riferiamo ovviamente a Palward, quello che, sin dall'annuncio, è stato definito una sorta di Pokémon con armi da fuoco. Ora che è giunto in Early Access su PC e Xbox, con tanto di release su Game Pass, il gioco si è trasformato in una hit. Ma quali sono i motivi di tanta popolarità? Dopo averlo testato, parliamone insieme, ma prima, se vi piacciono i nostri video, iscrivetevi al canale per supportarci. Prima di scendere nel dettaglio su Palward, bisogna precisare che il progetto firmato Pocket Pair può essere definito Pokémon-like solo fino ad un certo punto. Non ci troviamo di fronte a un titolo fortemente ispirato alla serie Game Freak come Temtem o Coromon, ma ad una produzione che rappresenta a tutti gli effetti una commistione di meccaniche provenienti da giochi blasonati. C'è un po' di leggende Pokémon Arceus, un pizzico di Breath of the Wild e persino qualcosina di Slime Rancher. Di base, Palward è un survival game in terza persona che sul piano ludico non si discosta molto da tanti altri esponenti del genere. Non gli manca però uno strato di complessità in più dovuto alla gestione dei PAL, mostriciattoli che non solo possono essere catturati ed impiegati in battaglia come i Pokémon, ma possono anche essere posizionati nella base per svolgere alcune attività al posto del giocatore. Il concept è piuttosto folle, poiché a nostro modo di vedere ci mostra come potrebbe essere realmente un mondo popolato da creaturine tascabili, senza quelle atmosfere fiabesche alle quali ci ha abituato la serie Nintendo. Senza troppi preamboli, il gioco ci mette immediatamente nelle condizioni di creare una mazza di legno con cui prendere a bastonate uno di questi esserini per poi catturarlo. Sì, perché il combattimento tra PAL è del tutto opzionale e non è detto che per indebolire e poi catturare ulteriori mostri si debba far scendere in campo uno di quelli presenti nel party. Al giocatore spetta decidere se lanciare o meno la sfera, così che la creatura possa restare al nostro fianco e attaccare eventuali bersagli. A prescindere dalla presenza del PAL, è il nostro personaggio a doversela vedere con le minacce che si aggirano per la mappa e, per farlo, può impiegare un arsenale di tutto rispetto. Inizialmente si usano strumenti rudimentali come lance e archi, ma livello dopo livello si sbloccano nuovi progetti per il crafting che garantiscono l'accesso a granate, fucili d'assalto e altri strumenti di morte con cui seminare il caos tra i poveri PAL. In fin dei conti, la progressione viene scandita dalle boss fight contro altri allenatori particolarmente agguerriti e senza una dotazione all'altezza è difficile uscirne vivi. Per quel che concerne invece le meccaniche tipiche dei survival, qui non vi è nulla di particolarmente tedioso e gli unici parametri di cui occuparsi sono la fame e il peso. Si tratta quindi di un'esperienza che non annoia il giocatore con continue richieste e quelle poche che ci sono si possono gestire agilmente. Pur essendo sopra le righe con la sua massiccia presenza di armi da fuoco e violenza, il gioco è immediato e funziona, tant'è che è facile lasciarsi catturare dall'universo creato da Pocket Pair e iniziare ad esplorare ogni angolo dell'arcipelago alla ricerca di nuovi mostri da massacrare o aggiungere alla collezione. Se poi si considera che Palward gode del pieno supporto al multiplayer cooperativo, non c'è nemmeno bisogno di spiegare il perché tutto sia più piacevole in compagnia di uno o più amici. L'esplorazione ricopre un ruolo centrale nel gioco, visto che il team di sviluppo ha inserito numerosi modi per districarsi tra le isole che vanno a comporre la mappa. Come vi dicevamo, fra i titoli di riferimento vi è anche The Legend of Zelda Breath of the Wild, da cui Pocket Pair non ha solo tratto ispirazione per le meccaniche, ma anche per qualche elemento dell'interfaccia come il termometro. Proprio come quando si vestono i panni di Link, anche qui possiamo scalare qualsiasi superficie verticale, tenendo d'occhio la stamina, oppure spiccare il volo con un deltaplano e addolcire le cadute dai punti più alti. Inoltre, buona parte dei PAL può fungere da mezzo di trasporto. Questo significa che possiamo volare sul dorso degli enormi volatili oppure sfrecciare in sella i possenti quadrupedi. A differenza di quanto avviene quando si combatte coi piedi a terra, in queste circostanze possiamo persino usare le mosse dei PAL a nostro piacimento. Se l'impiego di queste creature non è tanto inusuale per chi è appassionato dei cosiddetti Monster Collector, non possiamo dire lo stesso per gli oggetti che sbloccano abilità speciali per alcuni dei nostri compagni. Non possiamo non citare quella di Tanzi, la tenera scimmietta verde che, quando la skill è carica, tira fuori una K47 e inizia a far piovere piombo a destra e a manca. Vi abbiamo parlato delle fasi in cui Palward si trasforma in un godibile sparatutto e di quelle in cui si esplora in maniera piacevole il mondo di gioco. Sappiate però che il prodotto di Pocket Pair ha un'altra componente assai ingombrante e insospettabilmente riuscita, quella gestionale. Dobbiamo essere onesti e ammettere che ci aspettavamo che questo aspetto fosse ben meno efficace e invece si è rivelato molto interessante. Gli sviluppatori sono riusciti nell'intento di rendere immediata e accessibile la complessa gestione dell'accampamento e sin dal principio tutto scorre in maniera quasi impeccabile. Ci è bastato costruire le prime strutture della base e scegliere quali PAL utilizzare come compagni per assistere ad una scena che non ci aspettavamo. Le tenere creaturine hanno iniziato autonomamente a svolgere lavori come la raccolta della legna, che veniva poi trasportata in maniera diversa da ciascuna di esse. Quelli con le zampe più corte tenevano il loot sulla testa. I quadrupedi portavano il carico sulle zampe e quelli antropomorfi si muovevano con le risorse fra le mani.
Potrebbe sembrare banale, ma è invece un dettaglio che evidenzia come vi sia una certa cura nella realizzazione di ogni singolo PAL. Non solo, i mostri sono specializzati nel compiere mansioni specifiche che si addicono alla loro forma e all'elemento di appartenenza. I tipo fuoco sono gli unici che possono fondere i metalli con il loro soffio rovente, invece quelli d'acqua possono irrigare i campi e contribuire alla creazione di cibo. È chiaro che per far funzionare tutto occorre posizionare con criterio le strutture e sfruttare il rudimentale sistema di costruzione, che permette di realizzare edifici, collocare postazioni per la lavorazione dei materiali e piazzare trappole per eventuali assalti di palle e banditi. Ad essere peculiare è anche il sistema di crafting degli oggetti, che tiene conto di tutte le risorse nello zaino del giocatore e di quelle nei vari forzieri, a differenza di quanto visto in molte produzioni recenti. La fabbricazione è manuale ed è stata resa volutamente lenta per giustificare la presenza dei PAL. Dopo aver scelto cosa creare e in che quantità, sarà necessario che qualcuno resti nei pressi della postazione per produrre il tutto, e a meno che il giocatore non abbia intenzione di restare minuti e minuti di fronte ad un tavolo tenendo premuto un tasto, dovrà affidarsi all'aiuto dei suoi amici. Questo aspetto ci fornisce il gancio per parlare dei trailer, che spesso e volentieri mostravano squadroni di creature sottoposte a schiavitù e a maltrattamenti. Tralasciando le fasi di cattura, Palward non obbliga il giocatore a maltrattare i mostriciattoli, che di base si aggirano gioiosi per la base e alternano momenti di spensieratezza ad altri in cui forniscono un contributo. Solo più avanti, con l'aumentare della complessità delle meccaniche di gioco e dell'accampamento, è possibile decidere di fregarsene altamente della salute fisica e mentale dei PAL e farli lavorare senza sosta per produrre armi, sfere, risorse e tutto il resto. Potreste persino compiere nefandezze e, ad esempio, dar da mangiare ai PAL la carne dei loro simili fatti fuori durante una scampagnata, oppure catturare umani da trasformare in schiavi. Insomma, in determinate circostanze, la brutalità è una scelta. C'è parecchio da dire sul comparto tecnico di Palward, che è l'ultimo di una lunga serie di prodotti in Unreal Engine 5. Il gioco, che vi ricordiamo è arrivato sul mercato in Early Access, non fa del dettaglio grafico il suo punto di forza. Se escludiamo lo scenario, sia i PAL che i personaggi sono stilizzati e i modelli sono molto semplici. Ciò detto, nel complesso il titolo è molto piacevole da vedere, anche grazie ai colori vividi e al consistente numero di creature a schermo. È chiaro che molti dei PAL manchino di originalità e siano stati creati ispirandosi ai Pokémon, ma alla fine della fiera le creature sono belle da vedere e alcune sono così bizzarre da rendere divertenti quei momenti in cui si esplora la mappa per scoprire cosa si sono inventati gli sviluppatori. Passando invece alle prestazioni, queste sono buone su PC, ma non mancano i problemi. Abbiamo notato infatti che nelle fasi più avanzate, quando si resta in base, capita che il gioco rallenti per svariati secondi, per poi tornare alla normalità. Dobbiamo inoltre sottolineare che mancano alcune opzioni video e, per esempio, al momento non c'è modo di giocare a schermo intero con una risoluzione diversa da quella del pannello in uso. In parole povere, se avete un monitor 4K, non potete giocare a 1440p o 1080p se non in finestra. Sebbene la nostra prova abbia coinvolto prevalentemente la versione PC, abbiamo giocato un po' anche su Xbox Series X, dove il titolo si difende bene graficamente, ma si limita a girare a 30 fotogrammi al secondo non granitici. Dobbiamo infine segnalare una grossa differenza fra la versione Steam e quella disponibile su Xbox e Microsoft Store. Quella sul client Valve non solo riceve gli aggiornamenti più in fretta, ma è l'unica a supportare server da 32 giocatori. Al netto di una lunga serie di difetti e imperfezioni da sistemare entro la fine dell'accesso anticipato, Palward è un titolo stratificato che, come dimostrato ampiamente dal numero di copie vendute, sta accontentando una corposa fetta di mercato costituita dai giocatori più disparati. Restiamo curiosi di vedere come evolverà questa esperienza che già da ora sta innescando accese discussioni tra accuse di plagio, volgarità e altro ancora. Ne parleremo in un'altra occasione, ma nel frattempo vi lasciamo la parola. State giocando a Palward e se sì, vi sta convincendo?